nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6. Due vittorie consecutive hanno rilanciato il Pescara in classifica, ad un solo punto dalla vetta. Si torna in campo già domani nel big match della giornata del turno infrasettimanale Empoli-Pescara, una gara insidiosa su un campo, quello dell'Empoli, che è reduce dalla sconfitta di Venezia ma resta tra le formazioni più attrezzate di questo torneo. Ogni volta si continua a discutere se il Pescara vince ma non convince sul piano del gioco, lo stesso Zeman non è completamente soddisfatto, quindi analizzeremo vari argomenti alla vigilia di una gara importante e in una giornata dove ci sono anche tante novità. Vado a presentare gli ospiti di questo numero, un allenatore che conosce Zeman da più di 30 anni, lo ha anche battuto in Serie C. Antonio Luzzi, buonasera. Grazie. Luzzi, grazie per aver accettato il nostro invito. Che anno era quello della vittoria? 87, mi sembra. 87, quindi finì 1-0 per il suo Teramo. Sì. Però Zeman era già Zeman in quel periodo. Beh, era diverso da quello da adesso. Ne parleremo tra poco. Sì. Al suo fianco Antonio De Leonardis, buonasera Antonio. Buonasera, ben buonasera, rivisto. L'altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Salve a buonasera, tutti. Francesco. Buonasera. Qui alla mia sinistra abbiamo il collega Paolo Renzetti, buonasera, buonasera Paolo, buonasera. E ritroviamo anche Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, ben rivisto. A te. Allora, tante le novità della giornata, quindi subito la linea ad Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa, subito il numero per interagire con noi 392-623-7060 per inviare i vostri sms. È già iniziata l'undicesima giornata di Serie B con l'anticipo del Rigamonti al 32esimo del primo tempo, Brescia in vantaggio 1-0 sul Bari, rete del solito Airone Caracciolo. Tra le notizie della giornata in Serie A, esonero per l'ex tecnico del Pescara Marco Baroni, esonerato dal Benevento, 0 punti in 10 partite, e in arrivo Roberto De Zerbi. Potrebbe saltare anche il DS di Somma, sono notizie per le quali manca soltanto il crisma dell'ufficialità. Per De Zerbi è pronto un contratto annuale. Poi per quanto riguarda Empoli Pescara, domani salterà il big match l'attaccante dell'Empoli Alfredo Donnarumma, ex virtuale di questa giornata. Per lui una lesione di primo grado al retto femorale destro, quindi sarà fuori anche per la prossima partita di Salerno, un infortunio che lo terrà fuori per diverse partite. Fuori anche Alberto Picchi, per lui lesione distrattiva di secondo grado all'adduttore destro. Entrambi dunque salteranno la gara di domani. A te. Grazie Andrea, abbiamo titolato questa sera. Enrico, perché sì? C'è il pareggio, in questo momento il pareggio del Bari al 33esimo, il gol segnato da Galano, quindi 1-1 tra Brescia e Bari, a te. 1-1 dunque tra Brescia e Bari, dicevamo, abbiamo titolato questa sera a che gioco giochiamo, nel senso che tutti dicono che non è una squadra zemaniana, non c'è ancora il gioco che Zeman vorrebbe, però la classifica sta sorridendo. Luzzi in apertura ci ha detto: ho battuto uno Zeman diverso 30 anni fa, ma diverso solo quest'anno, perché fino allo scorso anno Zeman era sempre lui, no? Sì, ma io intendevo che era più spregiudicato, perché quando venne a terra, mi ricordo, giocava con la difesa sulla linea mediana del centrocampo. Cioè in pratica aggrediva in alto, però poi non staccavano sulle palle scoperte. E quindi noi entrammo, mi ricordo, con la seconda e terza linea da dietro.
con le sponde davanti, entravamo con i difensori e con i centrocampisti e facevamo, potevamo fare anche più gol. Lui stava al servizio. Beh, Zeman poi ha giocato sempre, no? Così, no? Eh? Ha giocato sempre così. No, poi io l'ho seguito da quando era cantiere navale a Palermo, che allenava la primavera del Palermo, perché lui da Cinisi e poi andò a allenare, perché lui veniva dall'hockey sul ghiaccio, insomma, no? Dall'hockey sul ghiaccio? Sì, dallo sport, quello lì. Poi, sai, tramite lo zio che era quello della Juventus, Vic Palek, venne dalla Cecoslovacchia, perché il papà è un medico in Cecoslovacchia, i russi invasero la Cecoslovacchia, la storia è questa, e lo zio lo chiamò, andò a allenare la primavera del Palermo e fece un grosso lavoro. Però, seguendo le varie tappe di Zeman, dalla primavera del Palermo, Licata e poi strada facendo, lo stabilito del gioco è sempre quello, non è che ha cambiato una virgola. Faceva i gradoni in quel periodo, faceva, diciamo, tutte le stesse metodiche di allenamento uguali, quindi è un coerente sotto questo profilo, insomma. Lei è un amante di Zeman? Sì, no, più che altro per il gioco che esprime. Io fui rimasto incantato perché vedevo dei temi di gioco che non avevo mai visto, perché lui veniva dalla scuola di Kolarovic, che è un grosso allenatore cecoslovacco, e dai tempi dell'Honved, là, da quando c'era la squadra dell'esercito ungherese, di quel tipo danubiano, quel gioco lì. Però poi lui ci ha messo del suo, ci ha messo il pressing, ci ha messo tante cose che praticamente, sai, ha fatto una squadra, diciamo, che giocava a memoria. Ma sia Licata, ha lasciato anche Licata, Foggia fece la stessa cosa. Poi alla Lazio, alla Roma, insomma, tutta strada facendo, però non ha cambiato mai il suo modo di atteggiamento di giocare. Però adesso Pescara, adesso non lo riconosco. Pochi riconoscono, no, nella squadra la traccia di Io non di lo Zeman. So se è una questione strutturale della squadra, che lui non ha i giocatori forse che voleva, non lo so, perché all'inizio è partito, come sembra, con 40 giocatori in ritiro, mi sbaglio. E quindi questo è un modulo che ci vuole un sacco di tempo per poterlo assimilare. Ma perché ci vuole così tempo? Per questo? Perché è molto articolato. Vedi, tutti quanti fanno il 4-3-3, però il vero 4-3-3 è quello che fa lui, nel senso come idea. Perché Sarri fa lo stesso gioco suo, parliamoci chiaro, Sarri faceva il 4-3-1-2, se non che poi De Laurentiis ha fatto altri, abbiamo Insigne e Caigon, quindi non lo puoi fare, e ha cambiato, cioè far capire. Però sono filosofi, nel senso che amano questo tipo di calcio, che è bellissimo, fra parentesi, si è fatto bene proprio. L'anno che avete visto, vinto il campionato, ve l'ha fatto vedere. Ma voi mi potete dire, ma c'era Insigne, ci stava Immobile, ma non vuol dire niente, perché questi venivano dalle primavere, non è che venivano. Quindi lui, per quanto riguarda la valorizzazione del giovanile, la società è molto preziosa, questo allenatore, perché li valorizza ed è porta soldi, insomma, ecco. Insomma, Antonio Luzzi ci ha già fatto capire cosa pensa allenatore. Antonio, sì, sì. No, la domanda a lui, perché in effetti si è presentato dicendo, cioè ha fatto questo elogio giusto di Zeman, però ci ha anche detto che quell'anno lui l'ha battuto perché conosceva come era il gioco, cioè lo aggrediva con la difesa alta, e lui è riuscito a battere, ha avuto anche diverse occasioni da gol, poteva vincere in maniera più netta, quindi voglio dire bisogna sempre fare i conti. Sì, l'aspetto difensivo a terra. No, anche con l'avversario, voglio dire. Sì, 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 siamo d'accordo. Del calcio, purtroppo, che non è una cosa, sì, sì, una cosa da sì. Però, cioè, è facile o no battere Zeman? No, io ho capito quello che dice, però devo controbattere. Cioè, lui non è che... No, ma io ho detto l'aspetto su difensivo, che hai detto tu. L'aspetto difensivo suo, sai qual è? È attaccare. Cioè, lui piace far divertire la gente, far divertire con quel tipo di gioco lì, no? Però il lato difensivo, mentre Sarri lo cura. Perché Sarri, palla scoperta, scappano. Non è che si fermano, perché poi prendi gol delle entrate da dietro, specialmente, però devo dare a favore suo un'altra cosa, cioè che i tre reparti della squadra, difesa, centrocampo, sono troppo lunghi, perché quando attacca il Pescara la difesa non accorcia, e quando difende l'attacco non accorcia, quindi la squadra si allunga e subisce poi i vuoti d'aria, come si dice, no? Cioè, nel senso che i contropiedi poi micidiali, specialmente queste squadre che si devono salvare.
Però ecco, lui, io non la riconosco perché lui ha fatto sempre l'ultra pressing, no? Anche con i rinculi dietro a pressare, a fare le gabbie su ogni possessore di palla, non l'ho visto fare a pescare. Per quanto riguarda le catene, sia a destra che a sinistra, dei movimenti di, diciamo 2, 7, 8, si parlano con i vecchi numeri, 10, 11 e 3, lui preferiva sempre avere l'ala sinistra, sinistra, il terzino sinistro, mancino, e la mezzala sinistra, mancino. Di qua tutti destra, la parte destra. E naturalmente il metodista doveva essere quello che doveva fare da trade union di collegamento delle due catene. E Luzzi, no? Sa bene che proprio sul metodista, sul play, qui si sta discutendo molto. Però dopo molto lui, con Brugman, prima arrivava con anche il cross, perché quando venne a terra c'era una punta che era grossa e quindi faceva fare il cross. Invece poi adesso ha cambiato, ha scambiato le ali, perché... Può darsi che è talmente intelligente, caro Luzzi, che... E vale per tutti, questo non solo rivolto all'amico Antonio. È talmente intelligente, è come allenatore e come persona, che ha capito che quest'anno ha giocatori diversi, sì, sì, e quindi un pochettino forse si adatta, sì, si pure lui. Può darsi che ha capito che però non è come solo esatto, come gioca e ha sempre giocato lui, dopo però ti scopre becchi gol. Quindi se hai una grande forza offensiva riesci a sopperire a questo piccolo, chiamiamolo così, problema. Evidentemente ha capito che quest'anno una grande forza offensiva come quella di 5 anni fa o come quella che ha avuto in altre squadre non ce l'ha, e quindi magari anche lui, no? Forse il primo a soffrire è proprio lui, probabilmente. Ma è ovvio che il primo a soffrire è proprio lui. Cioè, insomma, non è facile spiegarlo. Cioè, lui le ali le vuole che praticamente tagliano sempre dall'esterno all'interno. Mentre il 4-4-2 si gioca a due punti, le punte vanno sempre all'esterno, uno va all'esterno e mangia di centro. Lui invece vuole che le ali non vanno dall'interno all'esterno, ma dall'esterno all'interno. Quindi devono fare i tagli in diagonale. Diagonale perché deve coprire la palla al difensore che lo attacca, perché in genere quello che gioca a destra, cioè il terzino che è mancino, no? E quindi difende la palla, copre la palla meglio. Oh, per quanto riguarda poi il centravanti, deve fare le sponde, però tutte queste sponde da parte del centravanti del Pescara non le vedo. Cioè, quando arriva la palla deve fare sempre un tocco in più, perché? Perché deve far salire il centrocampo. Invece a volte fa le sponde di prima e il centrocampo non riesce a salire e si allunga la squadra. Cioè, questo è un concetto. Mi sembra un'analisi perfetta quella di questo di sono tre reparti: difesa, centrocampo e attacco devono andare sempre così insieme, 30 metri, non di più. Se ti allunghi e 4-3 è... Riccardo Clinco, non ti stai divertendo, però sei soddisfatto per i risultati? Devo dire che sono affascinato dal mister quando parla, perché tattico, no? Fa delle disamine perfette. E sei d'accordo quindi con quanto detto da lui? Assolutamente sì. Tu hai detto sono affascinato dalla sua disamina, perché è vero, anch'io noto che la dovrei parlare delle ore, ma non li posso fare perché la submissione. Francesco mi viene, fanno la macchina. Ah, ecco, meno male, bravo. Soddisfatto, bravo. Soddisfatto del risultato, della posizione in classifica, del fatto che un po' tutte le altre squadre ci stanno aiutando, perché un po' si... con tutti questi risultati fa sì che, pur non giocando un calcio eccezionale, siamo comunque secondi in classifica. E questo è molto importante, perché, come ha detto giustamente una volta De Leonardis, a questo punto due vittorie sei in alto, due vittorie sei giù, e quindi la classifica è molto corta. C'è da dire che io ho visto anche tanti difetti nella partita con l'Avellino, perché al primo tempo eravamo... Non siamo esistiti in campo, abbiamo preso un gol. Prima Santo Fiorillo potevamo prendere il gol. Ci sono state tante disattenzioni al centrocampo, tantissime palle regalate. Sì, è vero, si parla un po' che una squadra giovane di inesperienza, però questo è un aspetto che io credo che Zeman debba assolutamente migliorare, perché per arrivare a quella che lui considera la perfezione su 90 minuti. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma un primo tempo veramente imbarazzante. Guarda, quando, ma non c'è quando perfezione, quale sarebbe la no, perfezione? No, la perfezione... In Serie A la squadra seconda in classifica becca 7-8 occasioni da gol, però è seconda in classifica. No, perdonami, quella che sta terza in classifica sì, vince 6-2, però uno dei migliori in campo è Buffon. Quella che sta prima in classifica soffre... Francesco, voglio spiegare. Se tu prendi due gol dell'Avellino, due gol, e li puoi prendere nel primo tempo, poi è difficile recuperare,
magari puoi farcela, magari no. È andata bene, recuperi. abbiamo preso un gol, dopo abbiamo pareggiato nella prima azione che abbiamo fatto, tra l'altro anche una bella azione. La mia perfezione intendo dire che tu devi giocare 90 minuti, noi abbiamo giocato 45 minuti, questa è la parola perfezione nell'arco temporale. Tanto questo è il gran gol di Mancuso, giocatore che ha dimostrato di essere... Io l'anno scorso vidi a Teramo il manager del Pescara, come si chiama? Pavone, sì. Che stava col foglietto e stava a vedere questo giocatore, no? Effettivamente ha preso un grande acquisto, perché questa è un'ala vera, perché c'ha corsa, c'ha forza le gambe, poi c'ha anche tecnica, forse del controllo della palla deve migliorare, perché quando arriva la palla non la ferma subito. Però ho già capito lo schema di Zerma, però c'ha il senso della porta, c'ha la velocità e poi è uno che c'ha una resistenza. Io l'ho visto a Teramo, faceva le vasche continuamente sotto e sopra, quindi quasi da quattrocentista, perché insomma non dico che ci mette 60 secondi, ma l'avvicino, perché corre parecchio, quindi c'ha gamba. E poi il gol l'ha fatto fa lui, mi sembra, no? Il gol l'ha fatto lui, e anche sul secondo stava a lineare sempre, però ha avuto un infortunio, non so, è partito tardi, però si è mancato, quella è un'ala molto tipica che lui forse che piace a Zeman, sì, forse Pavone ha centrato, perlomeno spero di non sbagliarmi. Allora, Antonio, abbiamo un po' esaminato quali sono le difficoltà finora che ha avuto Zeman per il suo gioco. Anche oggi in conferenza stampa ha continuato a dire, alla vigilia della partita di Empoli, che vuole una squadra meno preoccupata, che non deve guardarsi indietro ma guardare sempre avanti. Allora vogliamo sentire quello che ha detto oggi Zeman, così commentiamo gli argomenti della giornata. Poi sentiamo anche Paolo Renzetti. Andiamo a sentire Zeman alla vigilia di Empoli-Pescara. Io penso che noi entriamo in campo e studiamo l'avversario, nel senso cerchiamo dei riferimenti che poi spesso non troviamo in partenza. Il problema mio è di cominciare a giocare subito dal primo minuto, a farsi vedere, ma già concetto che se noi giochiamo la prima palla e partono sei avanti e noi la giochiamo a bobo dietro, c'è qualcosa che non va. Troppa preoccupazione. Come mentalità, sì. Ecco, però no, dico. Mentalità, mister. Io sono d'accordo con lei, però questa è una mentalità che ha fatto tanti punti fino a questo momento. No, palla dietro a Bovo non ha portato a niente, perché lui l'ha tirata fuori. Cioè da me. Quando vuole. La prima palla della partita. Se io volevo far impressione all'avversario che voglio attaccare, voglio schiacciarli, questa è una giocata che proprio ci dà impressione che non ci stiamo. A parte che poi i gol, la maggior parte dei gol che abbiamo fatto sono su azioni costruite. E quindi non è quell'atteggiamento che è che quando giochiamo quello che si deve giocare diventiamo pericolosi. Un'azione zemaniana a partita va bene o no? No, io ne vorrei 15 o meno. Perché si possono fare. L'ambiente pescarese come lo giudica per adesso? Ma per ora è ancora giù dalla retrocessione. Ma sta alla squadra di conquistarseli e farci vedere qualche cosa di positivo. 8.000 persone sono un po' poche, mister, per il suo Pescara. Non so, vedi che noi siamo retrocessi, aveva 8.000, Foggia è salito e ne ha 15. A lei si aspettava di più in termini di punti dopo 10 giornate della sua squadra? A me non possiamo rimpiangere quei tre pareggi che potevano essere risultati. Insomma, ecco. Come risultati, come prestazione, anche lì mi aspettavo meglio. Quindi deluso per il momento della sua squadra? Mi aspettavo meglio e dobbiamo lavorare per fare meglio. Dobbiamo convincersi che possiamo fare di più. Enrico?
Sì, Andrea. Allora, è finito il primo tempo a Brescia 1-1, confermato, poi c'è l'ufficialità della notizia che vi abbiamo dato sul Benevento. Ecco qui, appena uscito il comunicato ufficiale, tutto confermato, esonerati Baroni e Di Somma, panchina che va a De Zerbi e al suo staff. A te. Grazie Andrea. Allora, Antonio De Leonardis, quando Zeman dice studiamo troppo l'avversario, cioè all'inizio bisogna subito farsi vedere, no? Dal primo minuto di che pasta siamo fatti, no? Ti trovi d'accordo, perché vuol dire che in quei primi minuti incuti subito timore? Ma no, ma io questo discorso non è la prima volta che lo faccio, del resto l'ho ribadito anche poco fa. Il problema è che in campo ci sta pure l'avversario, cioè questo piccolo particolare non può essere ignorato. È chiaro che, allora che significa? Che il secondo tempo il Pescara è cambiato perché ha capito e il secondo tempo... No, assolutamente no, il problema è, secondo me è diverso. Il problema è se noi continuiamo a interrogarci, soprattutto lui si continua a interrogare sulla squadra che non è quella che vuole. Il problema è intanto capire la squadra che ha, perché se andiamo a analizzare in maniera terra a terra la partita di sabato, io ho visto che cambiamento c'è stato, una ripresa quando Brugman ha giocato centrale, Balzania ha preso un posto a metà campo. Cioè sarà una squadra più equilibrata, ma soprattutto più aggressiva, magari come vuole lui. Quindi il problema, a mio avviso, è innanzitutto è sulla scelta degli uomini, perché questa storia di Brugman, questo se la stiamo portando avanti come un tormentone allucinante. Cioè, voglio dire, sicuramente Brugman gioca bene pure a mezzala, perché questo è fuori di dubbio, perché qualità, perché è un talento, esatto, però voglio dire, siccome tu non hai uno migliore di Brugman a giocare centrale, perché ne ha alternati, è Proietti e poi si è infortunato e poi Carraro e poi Palazzi e poi Canutè, che ricordiamoci, Canutè appena è stato visto è sembrato un'illuminazione, è arrivato un astro. Purtroppo questi giudizi su giovani 18-20 anni sono del tutto fuori luogo. Chiaramente io credo che sabato la partita è cambiata nel momento in cui Canutè, che giustamente ha sbagliato, perché è un ragazzo che si deve formare, ha azzeccato l'inizio, adesso i problemi maggiori sono nati, perché al centrocampo Pescara perdeva palla quasi sistematicamente in uscita, per cui favoriva l'Avellino che poteva ribaltare il gioco, e questo è successo per tutto il primo tempo. Quando la squadra ha trovato un equilibrio diverso, soprattutto una maggiore incisività, io credo che le cose siano cambiate, soprattutto per questo. Ma lui perché allora dice non possiamo dare la palla a Bovo che lancia poi ma fuori? Ma no, questo sono, secondo me lo dice lui, ma a me non è questo che mi ha colpito, cioè, che della segnali partita. Vuole dare secondo te? Che vuole dare? Che lui vuole quel tipo di gioco a tutti i costi, che però, voglio dire, siccome deve fare i conti, lo sto ripetendo dall'inizio della stagione, con l'organico che hai, voglio dire, quindi si tratta anche di trovare la soluzione migliore. Quindi tu non credi a un fatto di mentalità? No, assolutamente no, assolutamente no, anche perché se vi ricordate la partita col Foggia è iniziata... Invece lui batte su quel punto. Benissimo, il col Foggia, la prima di campionato, la partita è iniziata in questo modo, anche che aggrediva da tutte le parti eccetera, però evidentemente era un fuoco di paglia, nel senso Luzzi, dipende, invece può essere dipendeva pure dall'avversario. Un problema di mentalità? Ma cioè lui come scusa, penso se usa te. Allora io la penso mentalità che lui... del secondo tempo come è cambiata? Sì, fatemi capire, no, questo lui dice la squadra acquisisce fiducia, il fatto di Bova, forse vuole dire che l'azione nasce da dietro, si vince davanti, nel senso i lanci lunghi allunga la squadra, e allungando la squadra non ha una punta di 2 metri, 1,90 su davanti, che può mantenere la palla e fa salire la squadra. Quindi, lui no, preferisce che il gioco possa uscire dalle fasce, quindi dagli esterni, terzino destro, sì, per poi far funzionare le catene, no? Nel senso le rotazioni, perché là 2 attaccano, 1 copre. Se va il 2, 7 copre l'8, insomma, tutto okay, non girare. Certo. Praticamente. Lui vorrebbe, perché da centrale preferisce che si appoggia al centrocampo, o viene giù Brugman, come si chiama, in mediano, oppure la mezzala, che si prima allungano e poi si accorciano per ricevere palle. Questo, siccome il gioco non nasce da dietro, lui si lamenta perché dice che si lancia questa palla lunga e quindi spezza la squadra. Quindi forse questo è questione anche di mentalità. Ma io non ho mai visto, cioè, lui non vuole sti lanci lunghi, io lo so perché lo conosco. Però io sti lanci lunghi, scusa. No, lui l'ha detto, io non ma lo so. Lui l'ha detto, però forse ha visto una partita. Cioè, lancio di bombe, benissimo, lui forse qualcuno, non però cioè, il problema genere, vero sì, è sì. Successo, e Pescara ha perso
palla a centrocampo, sì. Cioè questa è stata la chiave del primo tempo, perché sì, noi se sì, andiamo a vedere, non lo so, se andiamo sempre, se prendiamo la scacchiera e vogliamo fare un gioco di scacche, questo è un discorso. Se vogliamo vedere la partita, io giudico per quello che ho visto partita, a mio avviso, ripeto, questa è una squadra che dall'inizio della stagione ha perso tempo per una serie di circostanze, perché è nato, già lo devo ripetere perché sembra che, non so, che sono matto, che l'organico è cambiato dal 31 di agosto in poi, è cambiato l'organico perché tutti i giocatori devono andare via e non sono andati via. Ora, in quel momento la squadra va rifatta per quello che è, perché poi mettiamoci d'accordo, cioè il problema è capire l'equilibrio tra i giocatori che hai e le idee che hai, perché non è che tu hai idee e poi le puoi attuare comunque, anche se, Antonio, scusa, anche se giocano Rizzetti e Leonardi, se, può aiutarlo, ma secondo me sì, secondo me sì perché ma secondo me sì, perché Brugman è l'ideale, a mio avviso, per questo tipo di squadra. Domani dovrebbe giocare. E in particolare, scusa se continuo, mi è piaciuto in pari a particolare Balzanieri, che può essere la mezzala che lui può avere, così come sono d'accordo con lui, Mancuso è stato, l'ho detto già l'altra volta, è stato un altro inserimento importante. Quindi la squadra sta nascendo in questo modo. Io non parlerei di problemi che Bovo sia un problema. È fuori discussione. No, non è un problema. No, ma non perché tu dici che sì, non vuole. Sì. Però l'esperienza che ha messo a Bove ha dato l'equilibrio nuovo a questa squadra per quella che è, allora, l'organico. Dice, non è possibile che, per esempio, Bovo voglia far giocare la difesa in un modo e il tecnico intende invece di farla stare più avanti. Cioè Bovo, per la sua esperienza in campo, cioè lui vuole, lui quando viene, subisce il pressing dall'avversario all'attacco, cioè il pescare in difesa, sì, lui non vuole uscire con la palla al piede, allora vuole che si rinvia a lungo, capito? Se invece non va il pressing alto, lui vuole che le azioni dei due centrali devono uscire dall'esterno, il terzino destro e il sinistro, capito? Oppure il mediano che si abbassa, ma capito? Perché vuol costruire da dietro il gioco. Perché il gol io non lo so come l'ha fatto, però dal lancio di Bove forse si è allungata la squadra e ha preso il contropiede, non lo so. No, allora è un'altra situazione. Poi chiuda, per quanto riguarda il centrocampo deve essere a tre, no? Mediano, metodista, poi uno di quantità e uno di qualità. Certo. La mezzala sinistra in genere sempre di qualità. Però questi, da quello che vedo io le partite del Pescara qualche volta, vedo che portano troppo palla, non vanno a attaccare gli spazi, cioè nel senso, lui c'è vuole poco movimento, è un tocco è poco e due è troppo, capito? La filosofia sua è che praticamente Francesco e Paolo, la palla la deve sulla corsa del compagno, non ai piedi, Francesco, perché rallenta il gioco. Beh, potremmo discutere, si discuterà all'infinito fino a quando non vedremo. Si arriverà comunque a un'organizzazione più vicina all'idea. Ma non lo so, perché purtroppo, anche se diciamo che non bisogna fare paragoni con quel Pescara di 5 anni fa, uno pensa al Pescara di 5 anni fa, uno pensa a qualche momento anche di questo Pescara, anche dell'anno scorso, del periodo di Zeman, ossia si aspetta sempre un qualcosa di spettacolare. Eppure che adesso sono contenti perché la squadra subisce poco, prende pochi gol. Ma io infatti sono contento, intanto perché so che c'è un allenatore che mi dà garanzie sotto tutti gli aspetti, intanto sul piano della tenuta per un'intera stagione, per esplodere magari a primavera come è sempre stato. Intanto mi dà fiducia sulla gestione del gruppo, perché ha carisma, personalità e quindi sa come confrontarsi con i giocatori. Mi dà fiducia perché magari con il passare delle settimane e dei mesi vedremo qualche momento migliore di quelli che adesso vediamo solo di tanto in tanto. Lui prima diceva nel centrocampo a 3, quando si gioca il 4-3, la mezzala sinistra è giocatore di qualità. Brugman gioca, è giocatore di qualità, sta giocando da mezzala sinistra. D'altronde il calcio è pieno, la storia del calcio è piena di situazioni, di allenatori che arrivano, e se fino a quel momento Paolo Renzetti ha fatto il giornalista, come è andato a TV6 da giornalista? Bene, mo deve fare il cameraman, ma porca miseria, se è andato bene a giornalista, fai fare il giornalista? No, vuole che Paolo Renzetti faccia il cameraman. E allora? Dimmi. No, ma che cosa vogliamo dire? Che è così da sempre, quindi anche Zeman avrà. Ah, no, non è vero. Da sé, ma no, non è vero.
Ma no, su, ma che ci vuole una vita per capire come deve giocare un giocatore? Dai, non scherziamo, su, stiamo parlando di questo problema di Bruma, ce lo stiamo portando avanti da. Ma noi ce la portiamo, secondo me lui no. Ma perché lui no? Ma chi stai a di lui no? Dall'anno scorso, da quando è arrivato, che portava questo problema di Bruma, non si sa se era un centravanti, se è una mezzala, se è una mezzapunta. L'anno scorso se che c'è? Un centrocampista. No, Antonio, l'anno scorso era tutto un'altra stagione, no, un altro mondo. No. Quello di quest'anno ha giocato in alcune partite. Da centrale di centrocampo e in altre da mezzala, giocando bene sia in un ruolo che nell'altro. Benissimo. E credo che sia una soluzione in più per Zeman. Ti ripeto quello che ti ho detto, scusa, forse non ci siamo capiti. Allora, il problema è che se tu Bruga puoi giocare mezzala e centrale, allora però tu centrale, uno di meglio di Bruga, non ce l'hai. È inutile che insisti, non ce l'hai perché il campo ha dimostrato che non ce l'hai. Va bene? Ma non c'hai nemmeno, evidentemente per lui forse non hai nemmeno una mezzala migliore di Bruga. Ma per me, non per lui. Ma che ragionamento fai? Certamente per lui è così, perché è ovvio che è normale, se lo sta dicendo dall'inizio, per lui è così. Io ti sto dicendo che secondo me non è così. Tutto qua. È una coperta corta. Sì, però un'altra volta vuol dire che non ha però con Balzania, che è un buon giocatore in mezzo alla sinistra, domani dovremmo avere un reparto più equilibrato. Quello che sto sostenendo io, cioè, che mettendo Brugman lì andiamo in fila, però nei spazi in fila copre, c'ha ritmo. E Brugman dunque che può risolvere un po' di problemi, ma è sicuramente il giocatore impiegato nel ruolo in cui ha giocato nell'ultima parte della gara con l'Avellino. Scusa, io ti vorrei solo dire la partita, esame la partita di sabato, non stiamo a parlare di Brugman in generale, sì, com'è. La partita di sabato com'è andata, voglio dire, no? Ma nel secondo tempo è andata bene. Secondo te è andato bene con Bruma centrale, certo. Ma è stata una sorpresa? No, 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 dire che Zeman ha scusami, no, no, ma voglio dire che non possiamo, ma non possiamo però adesso dire adesso tutta la squadra. Il metodista è il play del basket. Sì, ma adesso non possiamo, scusami Tony, ma non possiamo adesso focalizzare tutto il discorso su Bruma, è un giocatore importante. No, io ti chiedo importantissimo. Una cosa sola. No, cioè, il play, il metodista deve sapere rompere e costruire. Sì, sì, sì. E sa fare tutte e due queste cose. Non lo so io. Però io voglio dire una cosa, io credo che ormai siamo arrivati a 10 giornate di campionato, quindi diciamo si è capito che questa squadra non è completamente cucita addosso a Zeman, è una squadra che probabilmente non è al 100% la squadra che poteva e può fare al caso di Zeman, però siccome Zeman è un allenatore intelligente, evidentemente sta adattando un po' la squadra ai suoi voleri e la squadra sta cercando di adattarsi ai dettami di gioco del suo allenatore. Però come diceva un telespettatore prima, Zeman non si è divertito a Carpi e a Parma, io mi auguro che non si diverta neanche domani ad Empoli, perché questa squadra, io credo su una cosa tu siamo tutti d'accordo, ma questa squadra ha margini di miglioramento, perché ricordiamo che ci sono giocatori, Mancuso, prima si parlava di Mancuso, è un giocatore che è stato fuori un mese e mezzo, certo. Adesso è tornato a disposizione, ci sono stati altri giocatori che sono stati fuori, quindi voglio dire, i difensori, adesso tra poco rientrerà e sarà a disposizione anche Campagnaro, quindi Zeman avrà maggiori opportunità di scelte, potrà fare un maggiore turnover, quindi io credo che questa squadra, siccome è una squadra giovane, è una squadra nuova, è una squadra che si sta adattando ad un tipo di gioco, può solo crescere, però se qualche problema c'è stato e questa squadra è seconda in classifica, anche se vedere la classifica dopo due mesi è sempre prematuro, io credo che, voglio dire, il futuro può essere positivo, considerando che poi a gennaio, manca molto a gennaio, ci sarà un mercato se evidentemente speriamo di no. Sono d'accordo con Antonio, nel senso, no Antonio, voglio dire che chiudiamo, se poi bisognerà, chiudiamo gli occhi e andiamo subito al primo febbraio, ma voglio dire, se poi bisognerà togliere un giocatore perché se ne toglie qualcuno e non ci mette nessuno, per l'amore della madonna, comunque non cominciamo col mercato, diciamo questa squadra ha grossi margini secondo me di miglioramento, perché è una squadra che ha iniziato, è chiaro, con il freno a mano tirato, perché ci sono stati dei problemi, degli infortuni, e quindi insomma bisogna essere ottimisti. Quindi a questo punto ottimista di vista e non ti interessa la prestazione, ma no, a me interessa più il risultato, perché non mi sembra che con l'Avellino a fine partita
i tifosi quando sono andati sotto la curva hanno preso dei fischi, credo che hanno preso degli applausi. Però il risultato è sempre occasionale. Sì, però la prestazione Io dico che per me viene prima il risultato. Non poi... facciamo il fuoco di giornale, insomma. Beh, no, vabbè, fuoco di giornale. Però infatti qua la legna c'è, che ne stiamo parlando di una squadra che alterna. Sono importanti, perché se tu giochi sempre bene... Ma non mi sembra che una squadra che sta giocando male. Anche questo. Ma quali sono, Tonino, quali sono queste squadre che giocano un calcio stellare in Serie B? Non mi sembra. Sto dicendo che non è il disegno del suo gioco. Va bene, va bene. Poi come gioca, vince, va bene. La squadra è questa, l'allenatore è questo, bisognerà adattare le due cose. Non è che Riccardo sto dicendo Grinto. Che... Zeman, lui del suo carisma ne fa un'arma, perché lascia tranquilla la squadra, perché attira tutta l'attenzione su di lui, ogni tanto trova qualche invenzione. Però per chi va alla partita, io dico che Zeman, secondo il mio punto di vista, maestro di calcio, ma le idee molto chiare non le ha. Perché Brugman è indubbio che il centrale ha giocato meglio. Quindi io non ha le idee molto chiare? No, secondo me no, perché cambia sempre la formazione, si dimentica dei giocatori, perché Koulibaly... Lui ha chiaramente le sue idee, ce l'ha in maniera chiara. Sì, le sue idee le ha chiare, però Koulibaly, che io ritengo un buon giocatore, se l'è dimenticato. Adesso Koulibaly se l'è dimenticato, perché è un giocatore dimenticato. Però se l'è dimenticato. Hanno avuto tutti spazio finora, sì, chi più, hanno chi avuto, meno, appunto, ecco, ma Gans, hanno avuto tutti spazio, però secondo me è veramente in costruzione questa squadra. Però è indubbio che Brugman da centrale ha giocato meglio che non sulla... Domani per esempio il grande escluso potrebbe essere nuovamente Benali, quasi sicuramente non giocherà, quindi anche sì, questo io credo che dalla prestazione, se lui dovrebbe confermare Valzania e Brugman per quello che si è visto questo nel secondo tempo. Però io dire adesso, ricordiamoci che al 90esimo l'Avellino ha preso una traversa che se finisce 2-2 come poteva finire, e che forse per quello che si è visto in campo era il risultato più giusto, il pari e non la vittoria del Pescara. Questa è la verità a mio avviso. Se scendiamo dal fatto del tifoso ma analizziamo la partita, era giusto la vittoria del Pescara, eppure è arrivato il pareggio. Ho capito, tu stai facendo un discorso. Quindi questo cosa vuol dire? Che nonostante la classifica, nonostante queste difficoltà, c'è troppa esigenza qui nel richiedere, di vincere e convincere? Guarda, ci sono troppi giocatori. E lui sta cercando comunque di non scontentare, a mio avviso, un po' tutti, perché 30 giocatori per una squadra di calcio sono troppi, perché comunque ha veramente alternative. Però appena trova un giocatore, ad esempio Canutè, che ha fatto due degli errori veramente pacchiani nel primo tempo, secondo me, se ho un po' capito come la pensa, lui potrebbe metterlo fuori. Perché? Perché non gli è piaciuto il primo tempo. Però 30 giocatori sono tanti e lui sta cercando un po' la famosa quadratura del cerchio, che non è facile, a mio avviso. Non dimentichiamo che a centrocampo può giocare Palazzi, che quando ha giocato sempre bene. È bravo Palazzi. Palazzi è bravo. Carraro, quando ha giocato, non ha giocato male. Koulibaly in certe prestazioni, come, soprattutto come prestanza fisica, è un giocatore che abbiamo definito, non dico fondamentale, ma come caratteristiche unico nel ruolo. Io credo che in attacco, forse, considerando che Mancuso ha fatto un'ottima partita, anche se Pettinari, vi dico la verità, ha fatto gol, a me Pettinari tutta prima non mi ha convinto, è un mio modesto parere. Ha fatto gol, vivo Pettinari, capocannoniere, però come gioco lui espresso... Ha detto, fino a quando la squadra giocherà così, Gans non potrà giocare. Bene, perché va bene, viene penalizzato lui con questo tipo di gioco. È una valutazione fatta dall'allenatore, non perché... Gans non sia bravo in chiave futura, perché avere un Gans costantemente in panchina, il ruolo del centravanti in questo modo, comunque a gennaio il mercato sarà è di un'importanza fondamentale, se si può, come lo è il play, non è entrato. Ora io sono d'accordo con Antonio, il fatto che lui dice Brugman poi Juca sia a mediano che a mezzala, perché vede pure la porta, si invila ed è bravo. Però evidentemente lui l'ha provato tutte, visto che è anche un sacrificio a Empoli l'anno scorso, gioca da punta, può servire anche da altre parti, no? Però volevo dire, è molto importante è fondamentale che quello è centravanti e il play stanno il basso, stanno così, uno fa le sponde e fa salire la squadra e l'altro apre, infatti, Tony, però deve giocare un tocco, due tocchi, è andata a buttare la palla.
cioè quello sì, sì. Secondo me non è un problema Brugman, voglio dire sì. Quindi magari i problemi non è un sono problema. Altri no, no. Per cui perché non ha trovato altro meglio ha messo ma perché cominci da là voglio dire, già se tu dai quella certezza Brugman a giocare già avevi un problema in meno perché, sì. Perché è ovvio che è fuori sì, cioè, ma io sono d'accordo a me sembra una cosa fuori dal sì, mondo che Brugman penso... non possa giocare centrale no, no, giocare. Ma però secondo me io nell'idea squadra, del giocatore no? Vorrei pure che lui si sente non sacrificato però vorrebbe giocare più avanti perché gli piace tirare a porta no ma lui vuole fare il centrale però si completa così. Allora sono le 21:40 dobbiamo entrare nel clima di Empoli Pescara perché sì. Ci sono delle dichiarazioni anche di Vivarini su Zeman dice un qualcosa di particolare anche sull'assetto tattico andiamo in pubblicità Andrea l'aggiornamento da Brescia l'aggiornamento è il seguente quinto della ripresa 1-1 sempre il risultato poco fa è uscito per infortunio Bascia del Bari a te allora andiamo in pubblicità e poi ripartiremo da Vivarini a tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano, svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato, compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici? E vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile, che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio. Con menu personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:45 minuti, allora rientriamo in diretta, andiamo da Andrea Costantini perché ci sono novità per questo anticipo della giornata di B. Andrea. Il Brescia è di nuovo in vantaggio, autogol molto goffo di Capradossi, difensore del Bari che era entrato a inizio di ripresa al posto di Marrone, ha deviato nella sua porta un cross dalla sinistra di Bisoli. Dunque Brescia 2, Bari 1. Vediamo la classifica aggiornata con questo parziale, ovviamente attenderemo poi la fine. Il Brescia di Pasquale Marino con l'eventuale vittoria salirebbe a quota 13, il Bari resterebbe a 16, ma c'è ancora tanto da giocare. Che dicevi del Bari, Francesco? Che prende gol come uno che piace le caramelle, se ne mangia 7 alla volta, poi viene. Sei rammaricato per questo, no? Prego? Sei rammaricato, no? No, rammaricato no, però mi dà fastidio che vinci il Brescia perché adesso il presidente è Cellino. Ho capito. Ma può dare fastidio? Sì, come no? Meno male. Allora, Vivarini in Cellini che c'hai da fare, vabbè, lasciamo stare. Vivarini in conferenza stampa presenta così la partita di domani, il grande ex di Empoli Pescara. Ma io penso che tutti gli allenatori che non sono superficiali abbiano studiato Zeman, perché Zeman ha una sua, diciamo, filosofia. Ha sempre fatto un calcio che a me piace tantissimo, di qualità, di organizzazione soprattutto nella fase di sviluppo, e sempre un calcio propositivo, quindi è chiaro che in questo momento mi aspetto sicuramente una partita giocata a viso aperto da ambedue le squadre, anche se ultimamente Pescara le ultime partite, soprattutto fuori casa, non sembrava il Pescara di Zeman perché era molto molto attento a livello tattico con questo 5-4-1 difensivo. Vediamo come arriverà qua ad Empoli. Da parte nostra noi dobbiamo mettere il piede sull'acceleratore, dobbiamo fare una partita e una prestazione sopra le righe, cercando di sfruttare al massimo quello che ci può capitare. Ma allora, Pescara queste partite ho visto che ha cambiato la fase del non possesso, la fase difensiva, perché di solito sono molto più sbarazzini, vanno sempre in aggressione in avanti e non guardano, non pensano mai dietro, mentre invece in queste ultime partite ho visto che c'è una ricomposizione dei reparti, c'è un'attenzione, diciamo, nel rimanere molto accorti come baricentro di squadra. Questo è variato, poi la fase di sviluppo la fanno al solito, sì, è cambiato un po' di attenzione nelle ricomposizioni dietro, e quindi bisogna preparare bene il fatto di non farli giocare, perché comunque è una squadra che al di là di Zeman, ma anche come giocatori sono molto molto bravi a livello tecnico, come potenzialità di giocatori è una squadra importante per la Serie B, e quindi bisogna tener conto anche delle individualità, perché comunque possono creare problemi anche senza, diciamo, i movimenti preordinati di Zeman. C'è una partita per me particolare, insomma, perché comunque lì a Pescara sono nato come giocatore,
standoci 6 anni, penso, in tutto il settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra. E poi chiaramente mi ha costruito il Pescara come giocatore, mi ha costruito il Pescara come allenatore, perché comunque mi hanno preso per 3 anni dandomi la possibilità di imparare tanto, e quindi di conseguenza adesso mi ritrovo contro, però bisogna che cerchiamo di fare il massimo per cercare di batterli. Allora, il Pescara sulla strada di Vivarini. Antonio, partiamo dalle dichiarazioni su questo atteggiamento difensivo che Vivarini sottolinea del Pescara. Ha spiegato che il Pescara, quando si difende, adotta un 5-4-1. Forse non è proprio così, con la linea 5 non si è mai vista. Almeno per quello che ho visto, Pescara in trasferta l'ho visto solo in TV, però non mi è sembrato che siano stati questi movimenti. Piuttosto la squadra sicuramente più bassa, questo sì, soprattutto nelle trasferte dove non ha preso gol, tra l'altro, dove ha rischiato pochissimo, quindi più basso, col centrocampo più attento, con un'organizzazione diversa, questo sicuramente, ma a prescindere da quello che pensa Zeman, questo è stato un Pescara che è molto pratico, molto, credo che Vivarini si aspetta questo tipo di Pescara, che, quindi quello discorso che facevamo prima, che questo campionato c'è sempre anche la tua prestazione dipende pure dall'avversario, e viceversa, perché non si può, non è una partita a scacchi dove tu metti le pedine come ti pare e l'avversario dispone, anche lì, voglio dire, l'avversario conta, per dire, con le contromosse, appunto, voglio dire. Ecco, quindi, Luzzi, scusami Antonio. No, dicevo, però quello che vorrei sottolineare, a mio avviso, è che questa squadra pian piano, magari anche senza l'avallo dello stesso allenatore, nel senso che lui si aspettava un altro tipo di gioco, sta trovando quella compattezza, quell'undici anche definitivo che è mancato per gran parte. Allora, io ho visto, l'ho già detto l'altra volta, l'inserimento di Mancuso, molto importante, credo che adesso sarà molto importante la coppia centrale, anche per Rotta, per esempio. Per Rotta sta facendo un campionato, a mio avviso, eccezionale, come adesso in coppia con Bovo, il ritorno di Zampano, insomma, ci siamo quasi. Si assomiglia all'11 che secondo me è quello migliore. Io ci ho messo anche Balzanier, perché a mio avviso in questo centrocampo, per quello che ho visto, poi ovviamente non è che faccio l'allenatore, per quello che ho visto Balzanier mi sembra giusto per giocare accanto a Brugman e a Palazzi, oppure Koulibaly, perché anche Koulibaly non è un giocatore da buttare via. Quindi questo assetto della squadra, a mio avviso, è cresciuto parecchio proprio grazie ai singoli, voglio dire, al di là delle idee che ci sono, però contano molto le qualità dei singoli, perché in calcio non puoi prescindere dalla qualità, e per qualità io intendo anche non solo qualità tecnica, ma anche intelligenza, esperienza, capacità di gestire la partita, cioè un insieme di cose che ti fanno il giocatore e assieme a esso ti fanno una squadra migliore. Luzzi, invece, conoscendo Vivarini, sì, che tipo di atteggiamento pensa che avrà domani sera? Forse Vivarini dice che il Pescara gioca a 4-5-1, però lui dice che gioca a 3, invece gioca a 5. Non ho capito. Cioè, lui gioca a 3, Vivarini. Ma poi si abbassa a 5. Va bene. Tutte le squadre che giocano con i difensori centrali, fai l'allenatore, a me mi insegni di calcio. Ma tutti quelli che partono con i tre difensori centrali, gli esterni, siano due terzini o due ali, quando si abbassano diventano a 5. Che 3 più 2 fa 5. Ci sono anche le squadre che giocano a 3 veramente e affrontano l'uno contro uno, 3 contro 3 e ci giocano. Non è... Beh, giocando a 3 rischierebbe molto. Ma ci sono quelli che lo fanno pure, quindi non sì, è, ma Vivarini non credo. L'Ajax lo faceva, ti ricordi? Sì. Quindi, allora, ma anche Gleran lo faceva, ti ricordi? Sì. Quando stava abbassando. Infatti, ho parlato dell'Onvet e dell'Ajax. Allora, volevo dire, sono d'accordo in pieno con quello che ha detto adesso lui, perché lui sta cercando di trovare un'identità di questa squadra con questi giovani, e piano piano speriamo che ci riesca e poi possa sviluppare quel tipo di gioco che lui predilige. Però per il momento l'ha salvata l'individualità,
i gol individuali, così, insomma, non sì, da frutto di gioco. Però insomma, lui sta penalizzando soprattutto i più anziani in questo scacchiere. Ma, non lo so. Io non lo vedo come un ala pura. Benali è un trequartista, secondo me, che può, fra la terra di nessuno, fra le due linee, si infila come fa Insigne, che si infila dentro, no? E poi gli assist, certe volte però porta un po' troppo palla, invece Insigne la palla la dà subito. Però anche entrando in quello spazio fra, dietro ai centrocampisti e la difesa, è difficile prenderlo, perché in quel caso lì la difesa avversaria si deve alzare tutta a prenderlo, oppure un mediano è costretto a prenderlo, perché Benali anche lui può essere pericoloso, aiutare il Pescara in questo senso, però non è un'ala vera, secondo me. Per poi, questo motivo non è stato sempre impiegato. Ma lui vuole le ali, secondo me. Lui, Benali, non dice che non è buono, però è un trequartista che adattato. Di difficile collocazione adattato in questa squadra. Lì. Francesco, invece dicevi prima... Ma che tutte le squadre, anche le meglio allenate, poi diventano determinanti, sì le giocate, ma la giocata è portata avanti dal singolo giocatore, quindi diventa determinante il singolo giocatore. Però qualche buona giocata in fase offensiva si è vista. Come non si è vista? Basta vedere il gol di Manguso, quello è stato certo. Ma poi la maggior parte dei gol, tutti su azione. Si dice che il calcio moderno, il 90% o quasi, comunque al di là delle percentuali, le partite si decidono su un singolo episodio, ma su calci piazzati, su calci da fermo, la punizione, l'angolo. E mentre comunque, Pescara, con tutti i discorsi dimostra... che stiamo facendo, tutti gli allenatori sostengono che questo è un organico importante per la Serie B. Ma è importante, basta, sì, come basta, no, okay. Basta voi... per essere competitivi? Credo di sì, secondo me sì. Secondo me. No, vabbè, Luzzi, non ti preoccupare, Luzzi è abituato che una trasmissione nella trasmissione, date tranquillo. Esatto, appunto, la saluti. No, stavamo dicendo che tutti gli allenatori sostengono che l'organico del Pescara è competitivo, è importante, quindi chi è? Tutti gli allenatori. L'organico del Pescara. Sì. Sostengono che l'organico del Pescara... Ma guarda che i giocatori del Pescara mica sono scarsi. Beh, cioè... È che nel tipo di gioco di Zema forse non... Non sono no adatti, non riescono a capire forse che... Ecco Francesco, tu che hai seguito bene quell'anno storico del Teramo con Vivarini, no? Un tecnico che sta meritando una bella carriera, no? Come no? Sono felicissimo. Sarà una partita a livello tattico, una partita a scacchi, lui conosce molto bene Zeman, quindi... Sì, mancherà Donnarumma, sì. Che sicuramente è un assenza, molto importante. È un'assenza pesante per l'Empoli, che però ha un giocatore come... Caputo, che sta facendo, ha fatto soprattutto l'anno scorso tanti gol. Anche qui l'Empoli, tutti quanti dicono che gioca bene, è messa bene in campo, tutti re, però poi su davanti, se invece di Donnarumma e Caputo avessi due giocatori con caratteristiche diverse, forse l'Empoli avrebbe vinto qualche partita di meno. Ripeto, mi sembra di poter dire che è la storia del calcio che ci insegna che poi diventano determinanti i giocatori. Certo, i giocatori diventano ancora più bravi se esaltati nelle loro caratteristiche dalla bravura dell'allenatore. Chi lo sa perché? Devo tornare a pensare al Pescara di 5 anni fa e alla squadra che sta seconda in classifica in Serie A. Sono gli stessi dell'anno scorso che prendevano gli schiaffi pure dai magazzinieri, da avversari, e quest'anno sono secondi in classifica. È cambiato solo l'allenatore e due giocatori, un difensore e un centrocampista, anzi tre giocatori, due centrocampisti e un difensore. Quindi che significa? È anche la motivazione, e anche nella costruzione, quando si parla di gruppo, è la costruzione del rapporto tra i singoli giocatori e tra i giocatori e l'allenatore. E dall'inizio di questo nuovo ciclo di trasmissioni, che stiamo sempre soffermandoci sul fatto che la squadra non riesce ad acquisire le idee dell'allenatore, quindi ogni settimana, però la classifica premia Pescara, no, per i punti acquisiti, anzi molti sono stati lasciati per strada, ma a livello ambientale però questa squadra ancora, come diceva anche Zeman, forse per il retaggio dello scorso anno della retrocessione, non c'è ancora un grande entusiasmo, forse molti si aspettavano con Zeman lo spettacolo puro, quella, no? Il paragone con il Pescara di 5 anni fa, la rabbia della retrocessione, però piano piano ci stiamo avvicinando, e alla quadratura
del cerchio a livello tattico. Ci vuole un po' di tempo. E anche ad una classifica che potrebbe delinearsi meglio, senza, no Riccardo? Dubbi. Sì, però ripeto quello che ho detto prima, 29 giocatori, cioè, sono tanti. Tu senti tanti. Molti mugugni in tribuna durante la partita. Sì, ha ragione. Soprattutto verso i giovani. Non dimentichiamo che c'è sempre l'avversario. Sì, sì. Che qua la partita, no, voglio dire, qua una partita che perdi sembra... È un pubblico esigente. La cosa che sfugge è questa. Esatto, no, che poi perdi una partita... A interrogarci su... Riccardo. In tribuna, chiaramente... il primo tempo, al di là del gol, la gente si lamentava. Il secondo tempo abbiamo giocato meglio. Poi è stato puntato Canutè, che sicuramente poi è stato puntato male, Canutè, però sempre di un 98. Se, quindi pazienza, se ti dicevo, ragazzo, che è la prima volta che sbaglia. Pazienza zero. Io voglio, mi devi perdonare, ma ho letto un messaggio, se mi permetti di rispondere, a una persona che dice che sono contraddittorio. No, non è che sono contraddittorio, è che io partita per partita valuto e dico quello che vedo. Se Canutè la settimana prima gioca bene, gioca bene. Se fa delle banalità, fa delle banalità. Per quanto riguarda, e quindi non vuol dire, perché sennò sei ottuso, cioè uno, ci sono delle persone che dicono che uno è bravo ed è bravo sempre, non è vero, può essere bravo, può anche si mettere scarso. Per quello gli dicevo invece che siamo in tanti, ti faccio un esempio di un giocatore, Baez, è entrato, sembra a un certo punto scomparso, cioè vedi, è dimenticato, come secondo me ha dimenticato Koulibaly, come secondo me se Canute esce e gioca Bugan in mezzo con Valzani e gioca, se magari se lo dimentica, ma perché? Questo che perché vuol alla, dire? Alla fine vuol dire che secondo me 29 giocatori sono troppi, perché sono tutti ragazzi validi. Deve trovare la giusta collocazione, al di là degli infortuni, deve riuscire ad amalgamare più giocatori, perché in quel ruolo bene o male ne ha due, quindi gioca uno, poi vede che si gioca, e lui non è che non ha le idee chiare sul gioco, su quello ce l'ha, non ha probabilmente ancora le idee chiare, e ti faccio anche un nome, Carraro quando ha giocato bene. Non puoi dire che ha giocato. Palazzi quando ha giocato bene, però si gioca sempre in 11. Quindi lui probabilmente ha qualche mugugno anche spogliatoio. Io non credo che Trescenzi sia contento. Normale che non giochi. È normale. Però tu vedi che in ogni ruolo Balzano è arrivato, l'unica partita che ha giocato benissimo e secondo me è migliore in campo. Non ha più giocato. Quindi questi magagni non ma è di una persona. Ma che a Zeman interessi se il giocatore mugugna o meno? No, ma non è. No, perché... però non è questione di interesse o no. Prospettiva futura è una bisognerebbe dire anche questo. Se da oggi fino a dicembre gennaio Ganz non giocherà mai, io credo che Ganz a gennaio, una domanda se la farà, potrebbe pure dire e andare dalla società e dire signori, io non voglio fare la panchina per tutto l'anno a Pescara, e può pure chiedere di essere ceduto. Crescenzi, prima lui parlava di Crescenzi, se non dovesse giocare da qui titolare potrebbe, perciò io parlavo del mercato di gennaio, perché non è detto che si deve solo comprare, però se ci sono dei giocatori che non via, giocano, esatto, voglio dire, se c'è qualche giocatore che evidentemente non riesce ad essere funzionale a questo progetto, potrebbe andare via a gennaio e poi potrebbe arrivare, perché no, un giocatore che Zeman potrebbe chiedere. Voglio chiarire, perché un giocatore gioca bene e poi non gioca, cioè non è che Trescenzi quando ha giocato bene, allora, poi si è trovato in panchina, Balzano ha giocato bene e se lo trovi in panchina, non è che hanno ma Zambano ha giocato bene, che fa, lo rimetti in panchina poi? No, ma ti sto, ti sto dicendo che si gioca, che sono Lo so, ma l'organico è questo. Tutti un allenatore in questi casi come si comporta? Io dico che una cosa di 18, giocatori buoni più fino a 24 con le primavere, ragazzi, che promettendo, è sufficiente, troppi ne ha, troppi, però come dice lui, adesso gioca uno poi esce fuori, ma lui però un momento di giudizio lo dà anche negli allenamenti, perché non ti fa sentire mai titolare, anche se tu hai un nome, però... Ti mette fuori. Crescenzi ha fatto, io ti ripeto, ha giocato benissimo. Sì, ma no, ma io ho messo Crescenzi e Zampano. Adesso, se dobbiamo obbligatoriamente difendere Zeman, no, possiamo anche dire che Zeman, con tutta la stima che uno può avere ancora le idee un po' confuse. Sì. Magari dettate dal fatto, un po' di quello che dice Antonio, che il mercato gli ha regalato dei giocatori che non vuole, e un po' del fatto che ha 29 giocatori. Perché Balzano, quando ha giocato, migliore in campo. 40 giocatori, non l'ha più messo. Sei innamorato di Mazzotta. Mazzotta è l'unico titolare. Mazzotta e Pettinari sono quelli che hanno esatto. Mazzotta e Pettinari. Lui si è innamorato di Mazzotta, che tra l'altro sta anche giocando bene. Evidentemente lo ritiene in quel ruolo il giocatore migliore, altrimenti non lo farebbe giocare. Vedi che confermi come fa a gestire uno spogliatoio
In base anche al lavoro settimanale. Sì, ma lui, cioè, c'ha molte cose che vede, non è soltanto quello, capito? Basta un atteggiamento che tu fai durante la giornata, qualcosa che non va, lui ti mette fuori. È così fatto, ma lo fa da quando è nato, come allenatore. Allora, quindi va, comunque, dicevo, la partita dell'Empoli, io l'ho vista l'Empoli due volte, e c'ha pure... troverà difficoltà col Pescara, lo dico io, perché se il Pescara gioca con le ali veramente su e fa i tagli, li fa come si deve, concede molto la difesa della... Io ho visto col Venezia un paio di tagli l'ha fatto fuori. Antonio, tu agganci da questo discorso? No, agganci da quel discorso. Io in effetti non mi contesto il fatto che Mazzotti e Pettinari abbiano avuto questa continuità, perché a mio avviso, anche a vederli, cioè, se che, la sono meritata, come dice continuità. Lussi, voglio dire, li vedi in allenamento e poi vedi, però durante, cioè, la cosa che è mancata finora a questa squadra è proprio la compattezza, la continuità di un gruppo certo, cioè, perché Mazzotti e Pettinari sono secondo lui delle certezze, a mio avviso non è sbagliato, no. Anche se ha delle alternative valide, il problema è che sono mancate delle certezze per diversi ruoli, per le mezze aree, per il centrale, per uno dei due esterni, per uno dei due centrali. Anzi, tu vorresti vedere un 11 stabile, no? Ma certo, ma tra l'altro è l'idea base che ha accompagnato Zeman per tutta la sua carriera, cioè quella di comunque a un certo punto, già dalle prime 4-5 partite, il campionato che ha vinto, ragazzi, l'ha vinto con 19 giocatori, esatto, ne ha 29, ma no, diciamo, ne aveva 27, sì. 28 pure allora, però ha giocato con quelli perché non li cambia, sì. no, dopo te li faccio vedere, ma ce l'aveva, aveva 29 giocatori, ce li aveva. Il problema è che lui chiaramente, secondo me, non sta ancora nel precampionato, e questo è il problema, capito? Perché altrimenti come ha fatto la scelta per Mazzotti? Sicuramente Mancuso è determinato dall'infortunio, sì, e secondo me probabilmente Mancuso sarebbe stato un'altra certezza all'inizio se fosse uno stato in ottima condizione. Questo ha fatto più di 20 gol. Andrea, per Empoli abbiamo una bozza di formazione, perché ovviamente assolutamente sì, lui la dà alla squadra mezz'ora prima, un'ora prima. Prego. Molte volte. Adesso ce l'ha io che a tre. Andrea, come potrebbe giocare il Pescara molto domani? Eccolo qui il 4-3 di Zeman con Fiorillo tra i pali. Supponiamo che la difesa sia confermata con Zampano, Bovo, Perrotta e Mazzotta. A centrocampo, visto il buon rendimento di Valzania quando è subentrato a Canutè nella gara con l'Avellino, Zeman potrebbe riproporre il trio di centrocampo con cui ha finito la partita. Dunque con Brugman riportato in mezzo, con Valzania. Dici questo perché hai visto anche l'allenamento di stamane, no Andrea? Beh, sì, è una partitella molto a ranghi misti, forse neanche così tanto indicativa, però bisogna dire che Valzania ha fatto bene, Brugman ha dato più ordine alla manovra, si è fatto vedere di più rispetto a Canutè, è stato più preciso e quindi potrebbe tornare a giocare regista con Palazzi mezzo destro, anche se ricordiamo che questa volta Koulibaly è convocato, al contrario di quanto accaduto per la gara con l'Avellino. In attacco probabilmente sarà escluso Benelli e a quel punto potrebbe tornare Capone, quindi la soluzione con Capone a sinistra, Mancuso a destra e Pettinari. Non sarebbe da escludere però anche l'ipotesi del Sole, perché anche lui è entrato bene con l'Avellino. In quel caso del Sole potrebbe giocare a destra e Mancuso essere portato a sinistra, e quindi anche in quel caso Zeman potrebbe scegliere l'assetto con cui ha chiuso la partita con l'Avellino. Però potrebbe giocare anche Benelli, cioè non è da escludere a priori, no? Neanche Benelli si può escludere, è chiaro. Che ne pensate, Antonio? Io credo che possa essere questa la scelta. Anche una formazione nel segno della continuità. Tenendo conto di come è andata la partita, quindi. Brugman centrale, Palazzi giustamente ha fatto due partite comunque discrete, ci sta. E Balzani a me è piaciuto, ma anche l'altra uscita, ha giocato pochissimo, però come caratteristiche mi sembra giusto per quel tipo di ruolo. Un'alternativa ci vedrei Koulibaly, perché anche Koulibaly, come ha detto Riccardo, non è da dimenticare, è un giocatore a mio avviso importante per questo centrocampo, perché i problemi maggiori in effetti il Pescara finora li ha avuti a centrocampo, voglio dire,
la grande tourbillon che c'è stata tra i centrali, le mezze aree, eccetera, è lì che non ha trovato ancora continuità. Io spero che lì ci possa essere questa svolta, perché e poi credo che poi può crescere. Cioè il gioco, ripeto, il gioco di Zeman dipende molto dalla qualità dei singoli. E più singoli di qualità hai, e più hai possibilità di arrivare a quello che dove vuoi arrivare. Luzzi, ti ha sorpreso l'esclusione di Pigliacelli da due settimane? No, perché, cioè, parliamoci chiaro, se avesse fatto come dicevo all'inizio, una difesa come giocava a quei tempi, alta, Pigliacelli sicuramente è più portato di Fiorilli. Però siccome gioca la difesa bassa, Fiorilli può parare normale. Cioè, non mi sembra. Giocava Pigliacelli perché era più bravo con i piedi. Io volevo dire una cosa sull'Embo, se posso. Sì. Cioè, secondo me sono fiducioso, perché se gioca per il Pescara, se gioca con due ali molto larghe, in ampiezza, e con le sovrapposizioni, perché la difesa a tre soffre molto il gioco largo, no? E i cambi di gioco e i tagli dentro le maglie della difesa, io sono convinto che può fare risultato, perché io ho visto il Venezia la partita Però Francesco dice poi diventa una difesa a 5, quindi si abbassa e si deve abbassare, perché sia Mancuso che l'altro li deve marcare, che facciano i marchi, allora si deve abbassare il quarto. E quindi poi però tu c'hai la dominanza del gioco, capito? Non è che subisci, è l'Embolo che si deve chiudere dopo. Allora, pubblicità e poi l'ultimo quarto d'ora di trasmissione anche con l'aggiornamento di Brescia-Bari, a tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step, piumino naturale da 89 euro, copri piumino da 24,90 euro, trapunte da 39,90 euro, accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 22:15, rientriamo in diretta. Allora si giocherà domani sera alle 20:30 ad Empoli, alla vigilia di due gare casalinghe, perché il Pescara tornerà in campo sabato alle ore 15 contro il Brescia, il turno successivo sempre all'Adriatico Cornacchia contro il Palermo venerdì sera alle 20:30. Andrea Costantini, aggiornamenti su Brescia-Bari e anche sulla formazione dell'Empoli. Per quanto riguarda l'anticipo, a 5 minuti dal 90esimo sempre Brescia avanti sul Bari per 2-1 al Rigamonti. Per quanto riguarda la formazione dell'Empoli, abbiamo già detto degli infortuni muscolari che hanno tolto fuori dai giochi sia Picchi sia soprattutto l'attaccante Alfredo Donnarumma. Mancherà anche Mcelidze, che è lungo degente. E allora nel 3-4-1-2 varato dal tecnico Vincenzo Vivarini ci sarà una difesa a 3 con uno degli ex della giornata, ovvero Simone Romagnoli, che era proprio nel Pescara, nel primo Pescara di Zeman, con lui Scimic e Luperto. Chiaramente tra i pali ci sarà Provedel, poi a centrocampo da destra a sinistra Unterse, giocatore scuola Juventus, Benasser, Castagnetti e Pasquale, che è l'elemento di maggiore spessore per pedigree dell'Empoli. Il trequartista sarà Krunic e poi c'è il dubbio su chi sostituirà Donnarumma al fianco del capocannoniere Caputo. Potrebbe essere Piu, ma al momento l'ipotesi più accreditata è l'ex genuano Ninkovic. A te Enrico. Ecco, Luzzi diceva il trequartista potrebbe mettere in difficoltà il Pescara in fase difensiva. No, sì, dicevo che Brugman avrà un compito insomma un po' troppo limitato in assenza di costruzione, perché se deve pensare a tenere sta mezza punta, a meno che non si alzi con la difesa la linea del Pescara molto alta, in modo che anche il difensore centrale lo può prendere, perché se la difesa non si alza e Brugman deve marcare questo qui, perché questo si mette dietro le spalle di Brugman, allora in quello spazio può creare danni, capito? Del Pescara attuale ha parlato oggi anche il presidente della Lega di Serie C, Gabriele Gravina, avvicinato ai nostri microfoni da Stefano Recanati. Lei è anche un uomo di sport, ricordiamo presidente della Lega Pro, adesso Serie C, tornata Serie C. Le faccio una domanda prima sul Pescara. Lei adesso come vede questo Pescara? Potrebbe dire anche la sua dopo la delusione dell'anno scorso della Serie A? Sicuramente sì, lo sta dimostrando, sta riaggregando l'entusiasmo dei suoi tifosi. Io continuo a sottolineare che la dirigenza di questa società è una dirigenza illuminata, che sta dando grandissima continuità, e la continuità nel mondo del calcio è importante. Oggi è rarissimo trovare sempre gli stessi dirigenti, c'è una sorta di debacle continua dove c'è un turnover che non dà affidabilità e soprattutto non dà affidamento sulle prospettive. Pescara, la forza del Pescara è questa, la sua continuità, sono le sue prospettive. E quindi a prescindere dagli atleti, a prescindere dai tecnici, quello che può dare continuità è una grande e stabile società. Francesco, insomma, il presidente Gravina sostiene che la forza del Pescara è nella società. D'accordissimo, ci mancherebbe altro. Tutte le squadre hanno la forza nella base. Il palazzo viene costruito mica dal tetto, dalla base, da sempre, no? Come la federazione. Esatto, e il Pescara, la federazione, lascia la perdere, non mi fate le domande per provocarmi, come la federazione e come Agnabelli. Sì, esatto, come Tavecchi che si alza la mattina, si sveglia e dice che ci sta a fare Modena, ricorda, scusa, che ti serve? Aspetta che rispondi qua, sì, va bene, e allora è rinviata a fare Modena. Perché? Perché i giocatori avevano proclamato lo sciopero, quindi mo di colpo domani i giocatori del Pescara proclamano lo sciopero e rinviano la partita. Quindi non mi provocate e non mi fate parlare di Tavecchio, di Gravina, no? Il giorno prima che dei calendari Renate gli hanno detto tu non stai più nel girone A, stai nel girone B. Ma questa è un'altra storia, sono bravi Tavecchio, Gravina e tutti gli altri. La forza del Pescara è nella società, perché è una società che sta garantendo calcio, è una società che ha conquistato due promozioni, ha fatto un po' di scelleratezza quando siamo stati in Serie A,
e va bene, la prossima, dopo la terza promozione, magari quella di quest'anno, un altro anno non saranno commesse le scelleratezze di sempre. Un eventuale risultato positivo ad Empoli cambierebbe lo scenario di questo campionato o è prematuro, Antonio? Prematuro sicuramente, perché la classifica te lo dice, i risultati di settimana in settimana sono anche sorprendenti, la classifica è cortissima, per cui non c'è niente. Io credo che prima, ho già detto, ma almeno a fine febbraio sapremo un po' quale può essere il ruolo di ciascuna squadra. Quindi non vedi la fuga di nessuna squadra, insomma. No, assolutamente no, tant'è vero che, voglio dire, l'Empoli sembrava che potesse andare in fuga. Ecco, questa è la classifica aggiornata, non so se è finita la partita a Brescia, Andrea. No, siamo giunti al 90esimo, ora dovrebbe apparire anche il recupero, 3 minuti di recupero. Comunque questo Bari che è fuori basta casa... prima della partita di Pescara, l'Avellino aveva la possibilità di andare primo in classifica, fase, oggi lo troviamo a 13, a metà classifica, insomma, è tutta a vedere. Piuttosto... Una vittoria a Empoli, poi Empoli in casa. Non ci credo. No, è vero, però una vittoria a Empoli... A fine di tante cose, sì, però sarebbe molto importante. Parliamo di ipotesi, se perde a Empoli dobbiamo di pure quello. No, voglio dire, non ha senso. Se perde a Empoli rimane lì, se vince. Stiamo a parlare di calcio, non di ipotesi. Secondo me, parlando di calcio, l'Empoli farà una partita difensiva. E questo il problema vero del Pescara sarà questo, perché dalle parole che ha detto Vivarini, che lui la squadra la conosce, la fa cercare di impostare la squadra in quel modo. Quindi la difficoltà, secondo me, sul piano tattico può essere soprattutto questo, perché magari la gioca in contropiede, come Pescara spesso è stato messo in difficoltà. Quindi la preoccupazione di Brugman, che non imposta, in effetti è diverso, cioè proprio questo, che magari c'è uno che gli sta addosso e Pescara fa fatica a giocare, come è successo col Cittadella, per esempio. Per Cittadella è successo, ha bloccato Brugman. La partita bloccata, secondo te, Antonio? Secondo me sì, a meno che Pescara all'improvviso non cambi idea e torni quello che può essere che attacchi, ma è un rischio grosso, secondo me. Pure Luzzi vede una partita molto bloccata. Un po' attendissimo. Però ecco, il vantaggio del Pescara, secondo me, con le ali, se sfrutta bene le sovrapposizioni con i terzini e gli esterni bassi, può mettere in difficoltà sui tagli delle ali. Sono d'accordo con Luzzi. Quindi quando Zeman dice dal primo minuto dobbiamo far vedere chi siamo. Sì, però deve uscire veloce, non come è uscito altre partite, che stavano ancora sul pullman, come dice lui. È per quello che dice Zeman, dobbiamo cominciare a giocare dal primo minuto, non della ripresa ma della perché partita. Perché effettivamente Rocchi... Ma Ganz, io credo che... Se... Io, no, ma Ganz si allena... Ganz si allena... Centravanti o un ale? Centravanti. Oh. È stato il giocatore che è arrivato a furor di popolo quest'estate, si allena la domenica e il sabato, va in panchina. Io dico una cosa, che fin quando Pettinari continuerà a giocare così, è una attaccante, non si giudica solo se segna i gol, ma se si sacrifica, se gioca per la squadra, se fa cinque gare, piccolo particolare. Sì, però per cinque gare Antonio non ha continuato a giocare perché è un giocatore che gioca in attacco, si sacrifica, torna a centrocampo. Guarda, vedevo la partita ultima, continuava a segnare per tutto l'anno. Sì, no, perciò voglio dire, ma fin quando io sto dicendo esattamente questo, che fino a quando Pettinari continuerà a giocare così, il posto da titolare al centro dell'attacco e Pescara sarà di Pettinari. Però dicevo Antonio, non mi fate ricordare come l'anno scorso che Cerri fece l'ala. Ganz fa l'ala, o fa il centravanti, se no non può giocare. E questo in chiave futura è un problema, però dalla per Ganz, formazione dire. Io credo che quella che era stata ipotizzata, credo che Mazzotta non giocherà. Giocherà la tua formazione? No, dalla formazione che è stata messa, ritengo che Mazzotta. Vabbè, facciamogli da fare la formazione. Mazzotta non giochi perché lo fa fiatare, perché ha giocato sempre, perché l'ho visto anche comunque molto, l'ha sostituito in fondo. Secondo me, per me, Mazzotta non parte titolare. Possibile. E secondo me è possibile. E secondo me lui Ganz avrà spazio. Finale in al Rigamonti, Brescia batte Bari 2-1.
Allora, il finale di Brescia, ma non credo che faccia turnover. Perché no, turnover no, però di considerare che, tornando al discorso di prima, a 29 giocatori, considerando due o tre inamovibili di questa squadra, per me qualche cambio lo fa, perché abbiamo giocato sabato e rigiochiamo sabato. E quindi se non li fa giocare in queste partite così ravvicinate, anche per avere una freschezza atletica. Perché sorpresa di Balzano domani? Secondo me sì. Balzano giocherà. Balzano giocherà per me al posto di Essendo esperto, di ma la Balzano cresce. Però oggi Zeman ha detto tre terzini destri e uno sinistro. Giusto Andrea, correggimi se sbaglio, tu hai seguito la conferenza stampa. Sì, oggi ha detto, a precisa domanda, Balzano e Crescenzi in questo momento rendono più se giocano a destra, quindi sostanzialmente li ha esclusi da eventuali ballottaggi a sinistra. Di Mazzotta ha detto, a piede, a qualità e a tempi di inserimento anche migliori rispetto a quelli di Zampano. Balzano con lui ha giocato a sinistra. Sì, sì, sì. Quindi Mazzotta forse giocherà. Ho capito, ma allora confermo, mi assumo la responsabilità, giocherà Balzano al posto di Mazzotti. Va bene. Domani vi telefono a tutti. Però, va bene. Luzzi, comunque, ci sta. Per chiudere abbiamo parlato di uno Zeman diverso nel vedere la sua squadra in campo, ma durerà poco, sarà una costante. Io fino adesso campionato. Non lo riconosco come il gioco che faceva. Pensi di riconoscerlo? Sì, io mi auguro che possa tornare a fare quel gioco che... da spettacolo, si diverte, i pescaresi si divertono, insomma. Perché lui pure perché se gioca bene come giocava l'anno che vince il campionato, il Pescara va in Serie A un'altra volta. Ma secondo voi lui si sta divertendo oppure recita? No, lui secondo me è come Diogene, sta cercando ancora. Secondo me si diverte più nelle conferenze stampa che durante la partita. Ma sarà vero che vuole però è sornione, però lui secondo me, me non è contento. Secondo me. Beh, uno che ha impostato la carriera perché sta giocando sullo un gioco spettacolo. Che lui, non lo so. Paolo, tu che lo segui sempre a fine partita. Io credo che non sarà entusiasta di come gioca questa squadra, ma credo che possa essere moderatamente soddisfatto. Una postilla, sì. Noi parliamo, diciamo, il Pescara deve trovare la quale, però questa squadra ha tre punti in più del Pescara di Oddo di due anni fa. Non significa niente, però il campionato non mi era diverso però. Ho capito, però le giornate sono le stesse. Vabbè. Ho capito, il campionato, però voglio dire, quindi non si diceva i fischi, questo è piatto, i fischi, però no, però che questa squadra con i problemi che ha avuto anche di adattamento di alcuni giocatori che sta avendo a questo modulo ha comunque tre punti in più del Pescara di oggi. Sì, ma ha detto bene lui. Giocava meglio la squadra di oggi. A marzo secondo delle pecore. Giocava probabilmente fino Perché Frosinone sta in ritardo, è una delle sei in ritardo, Bari in ritardo. Sta perdendo un gol. No, le squadre che hanno un certo senso. Ci sono anche gli avversari. Parliamo dei punti adesso. Sì. No, ma siccome si fanno sempre i paragoni con il Pescara di Zeman, ma credo che lo stesso paragono faranno sugli altre piazze. Sì, perché sì, hanno tutte le stesse. Ma era un dato oggettivo. Sì, va buona. L'esonero di Baroni vi sorprende o no? Baroni perché ex Pescara. Assolutamente no, vabbè. Perso 9-10 partite, quando ne ha perso? 9 partite. Cioè il problema è sempre... Pescara Odd ne ha perso 4, no. No, vabbè, ma lui ha perso le prime, no? Capito. Ha perso le prime, no, ma il problema, Henry, è sempre lo stesso che dicevamo l'altro anno per il Pescara, lo dobbiamo dire per il Benevento di quest'anno e per la, bravo, il Verona, cioè. Anzi, il Benevento ha investito molto di più. La Serie A di fare gol con Iemmello, ma amico mio dice la Serie A, si può chiamare Iemmello. La no. Serie A 20 con tutti squadre, è un assurdo, è una cosa che è un modo per mettere in difficoltà le società più piccole. Lungo. No, ma proprio le piccole non possono mai arrivare alla fine, si spacca. Tra l'altro le prime migliorano sempre di anno in anno. Le ultime non possono migliorare, c'è poco da fare, per cui è sempre un campionato anomalo, cioè assurdo. Tre campionati in uno. Non ha senso il giorno di Baroni perché se andava avanti così faceva peggio di noi. Vabbè, ma che e quindi quello, ma guarda, mi toglieva questo neo perché adesso, il Benevento perché non vince una partita in tutta la perché adesso dicevo. Con De Zerbo con chi è che arriva è uguale. Farà tanto meglio come però scherziamo. A me dispiace. Possiamo chiudere qui? Sì. Possiamo chiudere qui. Grazie per averci scelto. Grazie Antonio Luzzi, a Francesco Grazie. Di Francesco, Antonio Leonardi, Paolo Renzetti, Riccardo Crinco. Grazie Andrea Costantini, ripetiamo il finale di Brescia. Brescia batte Bari 2-1, a te. Grazie Maurizio Dagui in regia, Roberto Pulimanti, la GT Fotovideo, Stefano Riganati in redazione. Ci vedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.
nostri sogni, nelle vetrine in vendita. Siamo veramente noi, dentro lo specchio ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.